Bella a tutti ragazzi, qui è Luxolo e ci troviamo su Remnant, questa volta per una guida per ottenere l'armatura di Leto. Allora, innanzitutto si deve scendere al Research B1 e andare nella camera dove c'è il teletrasporto. Eccola qua. Arrivati al computer, bisogna accedere ai comandi della sala e disattivare l'algoritmo di Leto. Ok, algoritmo disattivato. In questo punto bisogna entrare nella capsula Bisogna entrare nella capsula che vi teletrasporterà diverse volte in vari punti del laboratorio di Leto. E bisognerà sempre fare questo procedimento: entrare nella capsula, aspettare. Teletrasporta qua, scendere. Diciamo che è un po'. Ci vuole un po' di pazienza. Però poi alla fine otterremo l'armatura. Un'altra volta entriamo. Rientriamo un'altra volta. Bisogna essere armati di un pochino di pazienza. Ecco qua. Bisogna rientrare. Rientriamo. Qua un'altra volta. Bisogna riscendere. Rientrare nella capsula. Ecco un'altra volta nel laboratorio. E così via. Ho perso il conto di quante volte, saranno per minimo un 6-7 volte adesso. Eccoci qua, un'altra volta qua sopra, quantomeno qua siamo stesso nella stanza dove c'è la capsula, vediamo, dovremmo essere abbastanza vicini allo sbloccare l'armatura, vediamo. Eccoci qua, ragazzi. No, non ancora. Non ancora. Eccoci qua invece. Eccoci qua. Questa è l'armatura di Leto. Eccola qua. Adesso l'indosso anche. Dove sta? Armatura di Leto. No, sbagliato. Sorry. Armatura di Leto. Armatura di Leto. Corazza. E i pantaloni di Leto. Ecco qua.
Vediamo anche un po' le statistiche. Allora, questo è il livello base. Armatura 26, peso 18, sangue 3, fuoco 6, putrefazione 2, radiazione 4, corruzione meno 3, elettricità meno 8. Titano, riduce lo sbilanciamento se colpiti. I nemici che attaccano l'eroe subiscono il 5% di danno in più. Un pezzo in su, due pe tre pezzi riduce di uno il livello di sbil dello sbilanciamento. E questo è tutto, ragazzi. Per ottenere l'armatura bisogna armarsi solo di un po' di pazienza, però poi la pazienza verrà premiata. Per oggi è tutto. Ci vediamo ad un prossimo video.